analizzare gli affreschi, cioè sono tutti specializzati in storia dell'arte, cioè io tutti gli studi che ho letto, non locali, diciamo a livello universitario, sono tutti studi sugli affreschi, no? Ci sta lo studio di Belting, che è un tedesco, che è fondamentale, da cui hanno copiato tutti quanti, anche io un po' ovviamente, Hans Belting, che parla solo degli affreschi, dell'origine, della, non se lo pone il problema. Così la Gioia Bertelli, la professoressa Gioia Bertelli di Sera di Bari, venuta più volte a Castellammare, ha fatto sempre sulla storia dell'arte e sugli affreschi. Invece ci sono stati autori locali che si sono soffermati sulla genesi di questa lotta. Uno antico, diciamo, se vogliamo, è il compianto, anche quello compianto, perché sì, c'ha una strada intitolata, però nessuno lo conosce, ed è Giuseppe Cosenza. Anzi, molti via Cosenza credono che sia via Cosenza, via Reggio Calabria, via Milano. Insieme. Invece Giuseppe Cosenza, che era morto un secolo fa, che era uno studioso, era ispettore archeologico onorario e ha scritto un saggio, oggi diventato raro, proprio su questa lotta di San Biagio. Cosenza ipotizzava che questo fosse stato un luogo di culto pagano, ed è, questa è una teoria molto diffusa anche negli scrittori del Settecento. Monsignor Pio Tommaso Milante, che era un vescovo di Castellammare, però non era stabiese, scrisse una storia della chiesa stabiana, ancora oggi un testo fondamentale perché riporta documenti antichi che oggi non esistono più. Quindi se non avessi pubblicato questo libro, quei documenti non li avremmo mai potuti conoscere. Monsignor Milante anche parla di questo luogo caro agli dei degli inferi, praticamente, che era sotterraneo, sottoterra, e quindi Plutone, dedicato a Plutone, e così anche altri studiosi del Settecento e Ottocento.